Qual è il film italiano campione di incassi di tutti i tempi? Benigni, La vita è bella. No. I cinepanettoni di Boldi e De Sica. Non capisci niente. È Quo Vado di Checco Zalone con oltre 65 milioni di euro di incasso. E allora? Parte da Napoli la sfida al film campione di incassi di tutti i tempi. Una commedia che narra la vicenda di questo giovane cantante. Abbiamo pensato che sarebbe per noi una grande occasione fare un film con te. Pazza. A tua arrivi chiamando così. Ma non sei napoletano? Da parte di madre è napoletano. Da parte di padre è barese. Ah, meticcio. Allora, la prima cosa, dobbiamo cambiare il nome. Da Chicco a Checco. Sai, su Manifesta possiamo scrivere il nuovo film di Checco. Tanta gente che non sa, si imbrogli con il nome. Ci dobbiamo rivolgere ad un produttore vero. Ci troviamo in un momento di difficoltà. La Camurri si è rubata la targa della macchina di questi ragazzi. Nemmeno si è rubata una targa. Ha fatto questa fine, la Camurri. Quella è gente seria. Anche noi. Gente importante. Anche noi. Senza offesa. Gente che teme sorte. Quello no. Vero? Di che cosa parla questo film? No, è un meraviglioso progetto. No. Un film divertente. Ciao, sono Rocco Papaleo. Ironico. Un musical. Ma è anche oltraggioso. Gesù era sicuramente napoletano. Non mi risulta. Vabbè, uno che ha vissuto 33 anni con la madre deve essere per forza napoletano. Penso, eh. Voi state mettendo il dito nella piaga del cinema italiano.